frutto del caso o di un destino, ma il risultato di una fatica, di un preciso percorso che coinvolge genitori, insegnanti, educatori, ma anche i membri della comunità in cui vivono. Con queste borse di studio voglio ricordarvi, cari ragazzi, che la conoscenza va nutrita, va coltivata e che deve essere sempre affiancata da sani principi morali, e voglio augurarvi di continuare il vostro cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete finora dimostrato. Benedetto nei secoli.
insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo innanzitutto per Salvatore Scecolone. Ascolto Dio la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme al nostro fratello Salvatore e a tutta la famiglia Scecolone e a tutti i nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova e in viva regna nei secoli dei secoli. Amen. E preghiamo per la scuola. Padre della luce, fa di noi alunni e docenti, i discepoli di quella sapienza che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo tuo Figlio. Assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante e rendi fecondo ogni sforzo sincero perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita. Aiutaci a dare un valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore, all'oda e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, fonte di ogni bene, vi colmi dei suoi doni. Amen. Cristo Maestro e Signore, sia vostra guida nella quotidiana esperienza di vita. Amen. Lo Spirito Santo illumini le vostre menti e i vostri cuori e conduca alla verità tutta intera. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri a tutti e grazie a tutti della vostra presenza. Abbiamo